Siamo in diretta, riprendiamo la linea dallo studio centrale di TAF Channel. Dopo aver seguito in esclusiva la Triangolare di Sanremo, abbiamo Ciampelli che salutiamo, naturalmente ringraziamo per la disponibilità in questo post partita e questo triangolare che ha visto Isina vincere il primo trofeo Sarnano. Complimenti mister, ma noi chiaramente partiamo da alcune considerazioni sul Perugia. Ora, al di là del risultato che chiaramente rispecchia un po' questa fase di rodaggio di un Perugia completamente rinnovato e tra l'altro imbottito di primavera, lei che tipo di considerazione si sente di sviluppare? Un Perugia che aveva detto il presidente Santopadre ha deciso di ripartire da zero con il ringiovanimento dell'organico. Io posso parlare per quello che è stato il mio vissuto con il mister Nesta e il suo staff nell'ultima parte della scorsa stagione, e quello che posso dire è che è uno staff che ha idee, è uno staff che lavora benissimo in campo ed è uno staff che vuole perseguire un progetto tecnico chiaro, ce l'ha bene in testa, la società lo ha condiviso, lo ha appoggiato come è giusto che faccia, e quindi, come dicevo prima, credo che sia solo una questione di alzare il livello numerico della rosa e sia solo una questione di entrare in condizione. Poi faccio un po' fatica a parlare di giocatori a cui sono molto legato per ovvi motivi, perché la scorsa stagione è stata una stagione intensa, è stata una stagione per alcuni versi difficile, ma per altri versi molto emozionante e con grandi soddisfazioni. Quindi è chiaro che mi aspetto di vederli tornare sui loro livelli fin da domenica sera contro il Novara. Senta, mister, per quanto riguarda questa Serie B, ci sono tante situazioni critiche, come sa. Oggi è stato respinto il ricorso della Ternana, così come quello della Pro Vercelli e del Siena. Una situazione che probabilmente comporterà lo slittamento dell'inizio del campionato, è un campionato che perde comunque blasoni importanti come il Bari e come l'Avellino, ma anche direi il Cesena. È una Serie B un po' diversa, quella che ci accingiamo a vivere, sul piano anche dei contenuti tecnici rispetto all'anno scorso, secondo lei? Sì, una Serie B diversa, ma con squadre come Novara e Catania, credo che sono state ripescate, che alzano sia il livello tecnico ma anche il bacino d'utenza dei tifosi. Quindi è una Serie B diversa. Credo che a parte Verona e Benevento, che da quello che ho seguito stiano costruendo squadre di primissima fascia, ovviamente anche favoriti dal paracadute della Serie A, penso che una Serie B in cui il Perugia se la possa giocare tranquillamente con tutti, come è stato in tutti gli anni da quando il Perugia è tornato in Serie B e come io sono convinto sarà anche quest'anno. Tornando per un attimo alla sua ex squadra, buon aiuto, 4 gol nelle 3 partite amichevoli, chiaramente siamo in fase precampionato, però con lei e con Giunti all'inizio, poi anche con Breda, abbiamo visto un buon aiuto a tratti straripante. L'anno scorso poi naturalmente ha avuto poco spazio nella parte finale, c'erano tante opzioni con l'arrivo di Diamanti. Può essere davvero l'anno dell'ex Maceratese? Secondo lei è un giocatore intorno al quale il Perugia può costruire la nuova squadra? Io credo che Christian sia un giocatore che quando si ha nella propria rosa si fa sempre fatica a tenerlo fuori, perché ha dei colpi, ha delle giocate, ha delle letture non comuni anche per giocatori di Serie B. Penso che sia un giocatore che si stia avvicinando alla completa maturazione. L'anno scorso, comunque, pur avendo un minutaggio magari in certi momenti della stagione non altissimo, ha avuto un bottino realizzativo, ma anche una continuità nella prestazione che negli anni precedenti gli era mancata, e penso che sia proprio nel pieno della sua maturazione calcistica. È un giocatore che in Serie B può fare assolutamente la differenza, e credo che il Perugia, se il sistema di gioco è quello che si è visto oggi con lui tra le linee, a un giocatore che in ogni momento della gara può spaccare la partita. Grazie, grazie a mister Ciampelli, in bocca al lupo naturalmente per la sua nuova stagione, complimenti per questo successo sul Perugia, meritato in fondo perché ha giocato sicuramente una partita aggressiva a Jesina, attaccando un po' tutti gli spazi e devo dire che ha sorpreso un po' tutti, quindi fa bene vincere, lo diceva Terrani, e quindi vincere aiuta a vincere, mister, vero?
fa sempre bene vincere. Complimenti, complimenti a Ciampelli, l'augurio di ritrovarla a Perugia molto presto e grazie naturalmente del grande lavoro svolto a Perugia e in questi ultimi anni. Grazie a mister Ciampelli. Allora noi andiamo avanti, grazie Ciampelli, andiamo avanti con la nostra diretta alla finestra di Grifo Stadium sul post partita del Perugia, perché tra poco, grazie al nostro inesauribile Roberto Ragni, andremo a raggiungere anche Marco Moscati, che permetterà dunque di fare un ulteriore bilancio sul Grifo. Vedete inquadrata la postazione lì a bordo campo a Sarnano, dove il Perugia ha giocato questa terza amichevole, in realtà doppia amichevole dell'incontro. Poi magari torneremo anche in studio, proveremo a farlo con Roberto Foresepi, e intanto possono scorrere alcune immagini. Abbiamo visto prima il gol di Cristian Buonaiuto, il gol che ha permesso al Perugia di vincere nel primo match contro il Tolentino, nella prima sfida del Grifo, delle tre mini partite da 45 minuti. Intanto dovremmo avere tra poco Marco Moscati, proveremo a rivedere ancora a qualche azione che vi abbiamo già proposto prima con il gol di Buonaiuto, diciamo 4 centri nelle ultime tre partite per il numero 11 biancorosso, quindi con Marco Moscati, con la sua esperienza, con la sua schiettezza, proveremo a capire anche questo calo che poi in realtà è fisiologico. Siamo nella fase iniziale della stagione e soprattutto nella fase precampionato, ancora non arriviamo ai primi incontri ufficiali. Il primo ci sarà proprio il 5 agosto con il Novara allo stadio Curi, e avremo modo di capire meglio quali saranno poi le caratteristiche della nuova squadra ancora tutta da completare. Lo aveva detto Goretti in un'intervista rilasciata a TF Channel nei giorni scorsi. Sulla sinistra si è visto per la prima volta Felicioli, appena arrivato a Perugia. Felicioli l'anno scorso 21 presenze con il Verona, in prestito dal Milan, e poi tanti cambi, tante soluzioni, tanti esperimenti, soprattutto nell'assetto centrale della difesa, dove si è visto per la seconda volta consecutiva Belmonte, poi Belmonte è uscito al pari di Buonaiuto e Terrani, quindi la squadra è stata rimescolata con tanti innesti. Buona la prestazione di Ranocchia, Orlandi aveva fatto bene nell'ultima partita con il Bastia. Naturalmente non è facile poi cercare di cambiare il match una volta che si è incanalato nel peggiore dei modi. La Jesina è andata in gol con Pierandrei, poi ha cercato il raddoppio, l'ha sfiorato con un gran palo alla destra di Perilli. Da rivedere sicuramente il Perugia nella fase difensiva in occasione del gol del 13° minuto, il gol decisivo che ha consegnato il primo trofeo sarnano alla Jesina. Tra l'altro le prime due partite decise da due calci di rigore, Jesina in gol con Brando sul Tolentino per 1-0 al 23° del primo tempo. Stesso discorso per il Perugia, che ha sbloccato con un fallo di mano su cross di Melchiorri e il rigore trasformato da Cristian Buonaiuto. Questo è dunque il bilancio di una giornata che tra l'altro era molto importante per la Serie B, con l'esito del ricorso per il ripescaggio che ha visto deluse tre società, Siena, Ternana e Provercelli. Dunque è stato respinto il ricorso della Ternana, che al momento rimane in Serie C. Questo è l'ultimo aggiornamento in questa finestra che integra il TG Sport di TEF Channel. Allora vedo inquadrato Marco Moscati, tra poco proveremo a raggiungerlo. Ecco, ancora c'è qualche minuto da attendere per il centrocampista del Perugia per questa nostra finestra di approfondimento sul trofeo di Sarnano. Ricordiamo il terzo appuntamento amichevole dei biancorossi, che avevano vinto per 2-0 sulla Fermana, poi il 3-0 al Bastia, dopo il primo test a Pian di Massiano con i rumeni del Cluj, perso per 1-0. Come dicevamo, un Perugia che, pur mantenendo il suo assetto tattico improntato sul 4-3-1-2, ha variato moltissimo le scelte e quindi le soluzioni personali, le soluzioni nella scelta degli uomini. E Nesta è apparso abbastanza chiaro, duro nei toni, che è stato un grande giocatore, lo ricordiamo, un grande difensore, è un allenatore, ha le sue prime esperienze, sta cercando di riproporre il modulo attuato a Miami.
è chiaramente una prima esperienza difficile, delicata, ma assolutamente stimolante, quella di Perugia per Alessandro Nesta, che ha chiamato a raccolta l'intera squadra. Tra poco avremo Moscati dal campo di Sarnano per capire meglio anche quello che è successo nella terza sfida che vi abbiamo commentato in diretta per TEF Channel sul canale 12 e sul canale 831 di Sky. Moscati, presenza costante nel centrocampo a tre, che in queste sfide amichevoli nelle Marche ha proposto in aiuta posizione di mezzala di Giovanni Terrani, e questo la dice lunga anche sulla precarietà del centrocampo, che chiaramente deve essere ancora definito. C'è la possibilità però di fare esperienza per Ranocchia, classe 2001, ricordiamo il primo contratto del professionista con il Grifo, era tornato a disposizione Bianco. Oggi invece non si è visto Monaco, rimanendo praticamente sulle scelte della formazione iniziale. Perugia, che ha giocato con Mazzocchi e Felicioli sugli esterni, la coppia centrale difensiva composta da Buonaiuto e Sgarbi, poi il centrocampo con Bianco, Moscati e Terrani, Buonaiuto alle spalle di Melchiorri e di Bianchimano. Questa, diciamo, la migliore formazione, che poi è scesa in campo nella prima sfida, vinta con il Tolentino per 1-0, rigore di Buonaiuto. Nella seconda partita invece diciamo che il match è stato condizionato dalle tante sostituzioni. Questo chiaramente non giustifica la svista sul gol realizzato dalla Jesina al 13° minuto del primo tempo, sui sviluppi di un calcio d'angolo e con l'uscita sbagliata di Perilli, che ha sostituito in porta Leali. Però è pur vero che anche i carichi di lavoro e la ricerca dei meccanismi giusti può in effetti poi influire sul risultato, che non può essere sempre positivo. Il primo gol subito dalla difesa del Perugia in questi tre appuntamenti di Sarnano. Ricordiamo che il programma continua con l'amichevole al Curi l'8 agosto contro la SPAL, per poi naturalmente tuffarsi nella fase decisiva delle preparazioni, che ci porterà al primo appuntamento, probabilmente slitterà l'inizio previsto per il 24 agosto con l'Open Day e con i tanti ribaltoni anche sul piano dei diritti TV, diritti TV che riguarderanno quest'anno la piattaforma streaming, con tanti cambiamenti. TEF Channel naturalmente in primo piano con l'esclusiva del Perugia, TEF Channel TV ufficiale del Perugia per le prossime due stagioni. Dunque, abbiamo rivisitato in tutti i particolari questo trofeo di Sarnano, il primo trofeo Sarnano. Adesso, grazie al supporto tecnico di Roberto Ragni, proveremo a raggiungere Marco Moscati. Marco Moscati in postazione per le riflessioni su questo triangolare. Buonasera a Marco Moscati, che vedo inquadrato con tanto di auricolare. Buonasera Moscati, grazie della disponibilità. Mi senti? Un po' basso. Ben trovato. Allora, se mi ascolta Moscati, proviamo a fare un bilancio di questi due match, mini match sì, in realtà, di 45 minuti. Diciamo che abbiamo visto il miglior Perugia nella prima partita, possiamo dire così, nella prima mini partita con il Tolentino, poi tanti cambi, anche un po' di fatica, è normale che si accusi in questo momento con i carichi di lavoro. Indicazioni veritiere secondo lei quelle tratte dalla partita con la Jesina, oppure è davvero troppo presto per fare delle riflessioni corpose, sostanziose? Ma innanzitutto buonasera a tutti. Ma io direi che comunque le partite fatte ai ritiro sono importanti e possono dare delle indicazioni, ma fino a un certo punto noi abbiamo giocato oggi praticamente due partite da 45 minuti e ci sono stati tanti cambi nel secondo tempo, abbiamo tante cose da migliorare. E poi ovviamente veniamo da carichi di lavoro importanti, come è giusto che sia. E niente, credo che il primo tempo abbiamo fatto vedere delle buone cose. Ovviamente dobbiamo limare dei dettagli, come è giusto che sia. Poi il secondo tempo ci sono stati tanti cambi, tanti giovani,
e un po' si è sentita la stanchezza. Poi dovremmo essere bravi in futuro a tenere alta l'attenzione durante tutto l'arco della partita, che ci siano i giocatori della prima squadra, che ci siano giovani, insomma. Ad oggi siamo questi e dobbiamo contare su questi. Ecco, senta, è normale che ci sia anche l'attesa di vedere un Perugia più completo, ne siete consapevoli un po' tutti, no? C'è un esperimento di Terrani nel ruolo inedito di mezzala, un ragazzo che tra l'altro è molto generoso e che poi lei può aiutare con la sua esperienza a crescere ulteriormente. C'è l'esperienza anche di Raffaele Bianco, però è un dato di fatto che è un Perugia in costruzione ancora, come diceva Roberto Goretti, lei ne è consapevole, immagino, no? Sì, assolutamente, ne siamo tutti consapevoli. E anche il fatto comunque Giovanni si sta sacrificando in un ruolo che non è il suo, lo sta facendo alla grande, e appunto siamo in costruzione comunque, e ci sono ancora una ventina di giorni di mercato e la squadra va completata, e però ad oggi siamo questi, come ho già detto, quindi facciamo affidamento su questi. Poi sono già arrivati alcuni giocatori e probabilmente ne arriveranno altri, però ad oggi siamo noi e contiamo su di noi. Senta Moscati, quanto vi aiuta questa coppia d'attacco, almeno stando alle prime amichevoli, Bianchimano e Melchiori, con il loro movimento, a permettere l'inserimento dei vostri centrocampisti, quindi da parte sua, soprattutto, insomma, lei non rinuncia mai a trovare anche la soluzione vincente in porta, è amatissimo dai tifosi. Questo è un anno speciale per lei, l'anno del grande ritorno, in attesa però di una prima punta vera e di un attaccante d'area di rigore, fermo restando che diciamo che con Bianchimano e Melchiori avete un attacco pesante, quanto vi sentite anche agevolati voi nel compito di dare manforte al reparto offensivo? Sì, sicuramente dobbiamo trovare le misure, comunque e ci siamo tanti giocatori nuovi, quindi è inevitabile che dobbiamo imparare a conoscerci sul campo, a conoscere le nostre caratteristiche, a imparare anche le caratteristiche di un compagno, i movimenti, quindi ovviamente sta a loro poi trovare le giuste misure, poi noi dovremo essere bravi noi centrocampisti a supportarli. E poi è arrivato anche Vido, quindi sarà un'ulteriore soluzione. E poi vedremo comunque, c'è tempo per migliorare, anche se da domenica iniziamo a fare sul serio. Grazie Moscati, in bocca al lupo naturalmente per il match con il Novara, poi ci saranno altri momenti, altre partite che testeranno la vostra condizione, chiaramente una squadra, quella del Perugia, ancora da rinforzare e con almeno altre 3-4 operazioni. Moscati, buon lavoro e naturalmente buon match per il 5 agosto. Grazie mille, buona serata. Grazie a Marco Moscati. È naturale che le considerazioni che facevamo anche con Raffaele Garinella durante la diretta che Tef Channel vi ha proposto nel corso del pomeriggio, ricordiamo tutto il triangolare con le due partite del Perugia che Tef Channel vi ha commentato in diretta, hanno testimoniato ancora una volta qualche piccola svista difensiva, ma è normale che la valutazione debba essere estesa anche alla considerazione che ci sono stati tanti cambi. Perugia che ha cambiato praticamente volto nel secondo match, quello che ha consegnato il trofeo Sarnano alla Jesina, nella coppia difensiva centrale. Ci sono tante ipotesi addirittura che possa comunque essere recuperato a pieno Belmonte, che possa rientrare a questo punto nei progetti. Si stanno un po' allungando i tempi di mercato del Perugia e quindi non è escluso che qualche operazione di mercato per la difesa e per il centrocampo possa essere perfezionata in questa settimana. C'è però ancora tempo, la strada è lunga, è un Perugia da rinforzare, questo è un dato di fatto e questo quanto certificato dal triangolare di Sarnano. Ricordiamo i risultati: il Perugia ha vinto per 1-0 il primo match di 45 minuti con il Tolentino, il rigore di buon aiuto, 4 gol nelle tre amichevoli di Sarnano, poi l'1-0 invece incassato con la Jesina con il gol al tredicesimo di Prandrei per la rete decisiva che ha visto la Jesina dell'ex Ciampelli vincere la prima edizione del trofeo Sarnano. Grazie per averci seguito, naturalmente grazie per il supporto tecnico Roberto Ragni a Sarnano e per naturalmente averci concesso di raggiungere nel post partita Marco Moscati, ma anche Ciampelli, ex allenatore in seconda del Perugia, adesso in forza
al Jesina, e TAF Channel tornerà con i nostri TG Sport a informarvi, a aggiornarvi sul cammino che porterà il Perugia al primo incontro ufficiale, telecronaca indifferita dell'incontro già lunedì prossimo, Perugia-Novara di Coppa Italia, appuntamento di domenica 5 agosto, poi l'8 agosto con la SPAL, in questo caso un'amichevole per ricordare il programma che attende il Perugia in questa fase precampionato. Grazie per averci seguito, a presto con il Perugia Calcio e con lo sport di TAF Channel.